Allora, la posizione del tessuto di oggi deriva anche questa da un Giosecchi. Quindi la costruisco proprio giocandolo. Bianco, invece che strappare via e basta, contrattacca nero, che è una procedura normale. Nero sale e decide di farlo così. Bianco si appoggia, un po' per provare a fare una base, un po' per toglierla nero. Collega, iniziando a fare un po' di occhi anche. E poi si dimentica il Giosecchi e sbaglia e scende qua, anziché salire piuttosto che fare la base. A questo punto nero ha un'opportunità, che è quella di chiudere dentro bianco, proprio bloccarlo e confinarlo là. Quale potrebbe essere la mossa? Sto guardando questo punto qua. Come ti aspetti che prosegua? Con bianco che si è Quindi, bianco qui. E adesso? se nero si dovrebbe tagliare di là, se no non è premorto. No, no. Giusto, cioè se taglia qua, bianco. Se nero taglia. Bianco mangia. Bianco mangia. E adesso? Ed è stato chiuso. Non avevo visto La forma base, in realtà, qual è? È questa. 1, 2, 3. Con la pietra bianca in mezzo, quindi questo triangolo è la forma base. Ah, ok. E giocando da una parte o dall'altra, a seconda di dove sono le pietre, si chiude. Se giochi qui, chiudi di qua. Se giochi qui, invece, chiuderai da questa parte, ma la pietra che metti la vai a perdere. Perché? Ah, ok. Presa e poi si fa nulla. Questa è, diciamo, la forma di riferimento. Poi dopo l'applicazione alla forma, al contesto particolare può essere diversa. Per esempio, questa è un'altra applicazione dello stesso tessuto. Cercate di trovare la stessa forma, anche se non esiste proprio la stessa forma. E come facciamo per chiudere dentro bianco? Prego. Sopra. Allora, se nero taglia qui, bianco ha due possibilità, o viene qui, ma nero cattura e bianco è tagliato, e queste in pratica sono perse, oppure bianco cattura, esatto, Io gioco a tagliare. e adesso cosa può succedere? Vabbè, se bianco collega, in qualche modo collega anche nero, e non c'è più nessun problema, no? E queste pietre, tra l'altro, di bianco hanno una forma terrificante perché sono Si mangiano come dire, le un libertà. gnocco, cioè questa dovrebbe essere il vivo, insomma, questa diventa una mossa pessima. Per cui bianco non farà questo. Cosa farà? Verrà a Atari. Nero cattura. E adesso. E allora no, questo no, perché nero cattura qui e finisce tutto.
D'altra parte, se bianco dovesse connettere, connette anche nero. Quando bianco prende il nero, collega di qui e non c'è più nessun problema. Adesso è bianco che deve fare la minaccia. Qui bianco minaccia e qualsiasi cosa bianco minacci, nero cattura. Perché comunque conviene? Perché queste sono perse. Queste sono due pietre attaccate a un gruppo. Bellissimo. Quindi è come se fossero perse anche loro. Al massimo possono rompere una qualche scala. Il massimo che potranno fare nella partita. Però questo riempie quasi un quarto di Govan. Cioè è una roba che vale 95 punti di suo. Tra i punti che fa veramente e quelli che costruisce attorno. Perché qualsiasi cosa che venga qua vicino viene attaccata. Per cui se anche nero non fa i punti più, li farà di qua. O di qua, o di là, da qualche parte. Certo. Ma un compenso ci sarà per venire vicino. E se bianco non viene vicino... Sono in un punto. Esatto. Per cui è difficilissimo che esista una minaccia grossa così. Nero cattura, bianco dà seguito alla sua minaccia, e poi tocca a nero. Ma dallo scambio guadagnerà.